Buonasera a tutti ragazzi, io sono Valerio e oggi farò la recensione del manga, o volendo anche anime, dato che sono molto simili, One Punch Man. Come potete vedere sotto di me è apparso un banner che abbiamo creato gentilmente io e Francesco. Qua potete vedere dove è arrivato in Italia, dove è arrivato in Giappone, se è stato completato o è in corso. L'editore italiano, il prezzo e ovviamente il titolo. One Punch Man è un'opera creata da One, il soprannome di questo presunto personaggio, che iniziò a postare dal 3 ottobre 2009 sul suo blog le prime pagine di One Punch Man. La serie è diventata subito abbastanza famosa, con 10 milioni di visualizzazioni. Ma come potete vedere qui, One aveva un difetto: non sapeva disegnare. Infatti, un suo fan tuttora è il disegnatore di One Punch Man, Yusuke Murata. L'opera, come la conosciamo noi oggi, è stata serializzata su Weekly Shonen Jump dal 14 giugno 2012. Questo qua è il manga, come vedete io già ce l'ho. E là sopra ce l'ho fino al numero 8. La trama. Dopo un allenamento durato 3 anni, un ragazzo di nome Saitama ha raggiunto il suo obiettivo: diventare la persona più forte del mondo. Passa i giorni soggiogato nella sua stanza e nel tempo libero, come hobby, uccide mostri con un solo pugno. Questo allenamento, come ho detto poc'anzi, è durato 3 anni, in cui lui afferma di avere fatto 100 flessioni, 100 addominali, 100 piegamenti e 10 km di corsa ogni giorno. A causa della immensa forza acquisita, pian piano il suo desiderio di scontrarsi diminuisce fino al punto che addirittura, quando riesce a sconfiggere l'ennesimo nemico solo con un unico pugno, si arrabbia pure. Un giorno nella città Z dove abita arriva un nemico molto temibile, che non vi spoilerò né il nome né il design per farvi godere appieno questo personaggio. Fatto sta che dopo questo combattimento lui conosce il secondo, diciamo, protagonista di questa serie, è il Cyborg Genos. Si iscrivono all'Associazione degli Eroi ufficiale per diventare a tutti gli effetti degli eroi di prima categoria. Da qui in poi il loro cammino si farà sempre più difficile e Saitama forse riuscirà a trovare un vero degno nemico. Spero che la scenetta che avete visto prima vi è piaciuta e ha introdotto proprio l'angolo dei pareri personali. Ragazzi, cosa devo dirvi? Questo manga, prima che ho visto l'anime, perché inizialmente proprio ho visto l'anime da VVVED gratuitamente e me ne sono innamorato, quindi mi sono sentito in diritto di prendere pure tutto il manga. E comunque lo continuo a prendere, tranne il numero 9 che non ho preso, però prenderò. I pareri personali sono che quest'opera è facile da leggere, è simpatica, è ironica, è molto comica questa serie e soprattutto ragazzi i disegni sono bellissimi, sono qualcosa di fantastico. La trama non è tutto questo granché, però secondo me la caratterizzazione di Saitama, dato che è fortissimo e nessuno lo può battere, caratterizzerà secondo me la seconda stagione di questo fantastico anime e manga, dato che forse Saitama troverà un degno avversario. Lo consiglio a tutti, proprio lo dovete comprare tutti, qualsiasi, se leggete qualunque, qualsiasi tipo di manga, vi consiglio One Punch Man. Per questo video è tutto, io vi lascio con i video che abbiamo già caricato sul canale, io e Francesco. Vi posso dire di passare in descrizione dove c'è la nostra pagina Facebook e il nostro blog. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!